Ciao a tutti, questo è il punto spicchio d'arancio, è molto grazioso, non è riversibile perché ha un dritto e un rovescio, è facile da eseguire, si esegue in sei ferri è un multiplo di 8, 8 maglie praticamente. Il lavoro, questo spicchio, sono 8 maglie. Ma è adatto forse più per una copertina da neonato oppure non so, una parte, magari un disegno di una maglietta, insomma, poi ognuno con la sua fantasia ed è molto carino. Eccolo qua. Eseguito il video con tutte le istruzioni. Per fare questo nuovo progetto bisogna montare un multiplo di 8 maglie più 2 che serviranno come lavorazione e più 2 ancora per il vivagno, cioè monteremo in questo caso 20 maglie, ma 8 più 8 fa 16, più 2 per la lavorazione e 2 per il vivagno. Quindi cominciamo. Quindi ho montato le 20 maglie, come detto. E ho fatto già il primo ferro al rovescio. Questo primo ferro praticamente poi non verrà mai ripetuto, è solo per fare una base. Primo ferro, come abbiamo detto. La prima maglia di vivagno non la lavoriamo e la passiamo e lavoriamo questi due, i primi due punti a dritto. Questa codina fastidiosa. Allora, uno e due. Poi facciamo un gettato e lavoriamo sei punti al rovescio. Cinque, sei punti al rovescio, un gettato, e poi di nuovo due punti al dritto, uno e due. Poi facciamo un gettato e lavoriamo sei punti al rovescio, uno, due, 3, 4, 5 e 6. Un gettato, 2 al dritto e il vivagno a dritto. E questo è il ricapitolare il primo giro che sarà un vivagno, due maglie al dritto, un gettato, sei maglie al rovescio, un gettato, due maglie al dritto, di nuovo un gettato, sei maglie al rovescio, un gettato, due maglie al dritto, un gettato e alla fine la maglia di vivagno. Giro. Allora, il vivagno, due maglie al rovescio e due. Un gettato, 8 punti al dritto, uno, due, tre, quattro, cinque, 6, 7, 8. Quindi gli 8 punti al dritto iniziano con la lavorazione del gettato
e la fine della, con una lavorazione sempre del gettato. Quindi 8 maglie al dritto, un gettato e 2 maglie a rovescio, una e due. Ancora un gettato e 8 maglie al dritto. Vedete che ricomincia con il gettato, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un gettato, 2 maglie a rovescio. E l'ultima maglia che è il vivagno al dritto. E qui abbiamo fatto il secondo giro. Nel secondo giro le maglie saranno 24 in tutto. Praticamente si aumentano 2 maglie per ogni disegno. In questo caso ne abbiamo 2 disegni e quindi 2 più 2, 4, insomma erano 20 e siamo a 24. Iniziamo il terzo giro. All'inizio del terzo giro le maglie sul ferro saranno 28. Due maglie al dritto. Un gettato e 10 maglie al rovescio. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Un gettato e 2 punti al dritto. 1, 2. Un gettato e 10 maglie a rovescio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un gettato, 2 maglie al dritto, 4º giro. All'inizio del quarto giro le maglie sul ferro saranno 32. Il quarto giro va fatto tutto completamente al rovescio. Quinto giro, un vivagno, 2 maglie al dritto. E i prossimi 12 punti li lavoreremo in questo modo, sempre al dritto, ma facendo 1, 2, 3, 1, 2, 3 giri sul ferro e passare poi al dritto. E così via. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3. Oh Dio, scusate. Così, 1, 2 e 3. 1, 2, 3. Per 12 volte, quindi 1, 2, 3, 4, 5.
7 per 12 volte. E 12, dodicesimo punto. Poi 2 maglie al dritto, una e due, e si riprende con i 12 e i 3 arrotolamenti sul ferro. 3, 2, scusate, 3 e così via fino al ferro, alla fine del ferro, dove faremo questi 12 con gli arrotolamenti più 2 maglie al dritto e un vivaio. Proseguiamo il sesto giro in questo modo. Due punti al rovescio. Poi al dritto lavoriamo i punti che seguono facendo scivolare quei tre accavallamenti che avevamo fatto e lavorandoli al dritto. Ancora uno e due e al dritto. Uno, due. Dritto. 1, 2, 3, al dritto. 1, 2, al dritto. Le due maglie che seguono andranno lavorate al rovescio. Poi ancora quest'altre 6 al dritto. 1, 2, 1. Le altre due al rovescio. Il vivagno al tutto. Finisce la lavorazione del giro, praticamente del disegnino, e quindi bisogna riprendere dal primo ferro. Al prossimo video vi aspetto.